Buongiorno a tutti. Questa mattina ritornano le lezioni di letteratura con un grande poeta della letteratura italiana. Apriamo dunque il nostro libro a pagina 36. Studieremo Dante Alighieri e una sua bellissima opera poetica, un sonetto, che ha per titolo Tanto gentile e tanto onesta pare. Apriamo dunque il nostro libro. Ingrandiamo il nostro libro elettronico. In questo modo, ecco qua. Come potete osservare, abbiamo un sonetto che viene considerato uno dei più famosi di Dante, ma anche di tutta la letteratura italiana. Questo sonetto fa parte di una raccolta di opere di Dante che prende il nome di Vita Nova. In questa raccolta di opere, Dante racconta il suo amore per Beatrice, una giovane donna fiorentina. In questi versi Dante afferma un momento di incanto, di meraviglia, di stupore, quando la ragazza cammina, attraversa le vie di Firenze, tutti la guardano, la contemplano in silenzio, silenziosamente, quasi fosse una creatura scesa dal cielo in terra. Questa donna è talmente bella e ricca di virtù da suscitare subito amore in chi la guarda. Questa è la parte introduttiva del sonetto che stamattina leggeremo insieme. Sul nostro libro troveremo una parte iniziale che introduce il lettore a questa poesia. Abbiamo una guida all'interno della quale sono spiegati in modo molto sinteticamente, ma preciso, completo, il tema principale dell'opera, ma anche i significati, la lingua e lo stile. Cominciamo dal tema. Se avete davanti il vostro libro, potete osservare come all'interno di questa guida alla lettura troveremo i principali temi, me li sottolineate per favore, dello stil nuovo. Innanzitutto la lode, un elogio per la donna amata, il suo saluto rende capace l'uomo migliore, lo nobilita, dice Dante. Il suo saluto naturalmente indirizzato a quell'uomo e le virtù della donna angelo. Questi sono due concetti che andremo a sviluppare all'interno dell'opera. Tra i significati, con questo sonetto, Dante inaugura uno stile, lo stile della loda, come dicevamo prima. Queste opere che segnano un cambiamento, un rinnovamento rispetto alla poetica stilnovista. La donna non è più solo fonte di elevazione per l'uomo e non è neanche più solo mediatrice tra uomo e Dio, ma diventa la manifestazione in terra di una della volontà e della potenza di Dio divina. Dante dice, venuta dal cielo in terra, a miracolo mostrare. La lingua utilizzata è semplice, nello stesso tempo però possiamo affermare che sia elegante e raffinata. Il metro è quello del sonetto, ricordo, due quartine e due terzine. Lo schema delle rime lo vedremo poi nel testo e a BA nelle quartine, CDE nelle terzine.
Prima di andare avanti, non dimentichiamo di sottolineare dunque un po' questi concetti. Lo facciamo insieme. Prendiamo la matita, lo strumento matita dal nostro libro. Cominciamo dunque a sottolineare la parte relativa al tema, i principali temi dello Stil Novo, la lode per la donna amata, il suo saluto, le virtù dunque della donna Angelo, una delle concezioni importanti di questa scuola poetica che abbiamo già studiato. La donna non è più solo fonte di elevazione per l'uomo, mediatrice tra uomo e Dio, ma diventa la manifestazione in terra della volontà e della potenza divina di Dio, no? La lingua è semplice, elegante e raffinata, il metro e il sonetto, lo schema delle rime è A, B, B, A nelle quartine, C, D, E nelle terzine.